nel 2019, quando Alberto Rende è venuto a mancare, come società sportiva ci siamo posti il problema di come portare avanti la memoria di Alberto nei posti dove noi svolgiamo la nostra attività e dove tutti i ragazzi passano parte della loro giornata. Siccome la palestra era già stata intitolata a Francesca Ricci, atleta scomparsa nel 2015, proprio per volere di Alberto e da parte di tutti i componenti della Polisportiva, sinceramente non sapevamo come fare. Poi c'è stata una mozione consiliare nel Comune di Vallefoglia da parte di Emanuele Brizzi, che ha proposto di realizzare un murales di grandi dimensioni sulla parete della palestra. E sinceramente ci è sembrata a noi e soprattutto anche alla famiglia di Alberto, Laura e Valeria, le sue figlie, una bella idea, perché comunque ci permetteva di tenere Alberto ben presente appunto nei posti dove siamo, dove svolgiamo l'attività sportiva. E la scelta, insieme sempre alla famiglia, è stata quella di provare a proporre alla cooperativa CEIS di Pesaro, dove Alberto insieme a Dolly prestavano la loro attività di volontari, di provare a rappresentare Alberto nel suo mondo. Quindi Gloria Benedetti ha realizzato la bozza definitiva su quello che era stato l'input da parte del gruppo dei ragazzi della cooperativa CEIS e l'idea è piaciuta molto. Abbiamo un po' allungato i tempi e siamo arrivati adesso a realizzarlo. E quindi abbiamo fatto l'inaugurazione in concomitanza con la 24 ore di volley che si svolge ormai da 7 edizioni, grazie all'impegno dei ragazzi del circolo di Bottega e del personale della Polisportiva Bottega. Quindi abbiamo pensato che fosse giusto farla in questa situazione. Al termine delle 24 ore abbiamo dedicato un momento per l'inaugurazione del murales. Il murales rappresenta Alberto nel suo mondo, il mondo variegato di Alberto, perché Alberto comunque era presente su più fronti, e sicuramente la pallavolo che era la sua parte principale. Poi sono rappresentati nel murales degli animali. Gli animali in realtà rappresentano a parte la dedizione di Alberto sempre verso gli animali, però è una rappresentazione grafica dei ragazzi della cooperativa. Poi ci sono i ragazzi che giocano a pallavolo, c'è la rete che divide, ma non divide, in realtà unisce. Sono rappresentate delle erbe, che in pratica perché comunque era appassionato di erbe, sia quelle commestibili da mangiare, ma sia anche di erbe curative. Ringraziamo per chi ci ha supportato e aiutato nella realizzazione di questo murales, dai consiglieri, in particolare Emanuele Brizzi che ha avuto l'idea, al Comune e tutti quanti, comunque Gloria Benedetti che l'ha realizzato, CEIS e Giuliano Ferri che hanno comunque avuto l'idea e ci hanno aiutato nella realizzazione.